Presidente, ma questo emendamento semplicemente cosa ci dice? Ci dice di rispettare, diciamo, le caratteristiche architettoniche dell'architettura rurale. Questo perché lo abbiamo messo? Prendendo, diciamo, accogliendo un dato di fatto in cui queste caratteristiche dei beni rurali, così come in genere delle caratteristiche architettoniche del nostro paesaggio, dovrebbero essere garantite da quelli che la norma prevede e chiama piani paesaggistici. Ma poiché appunto abbiamo una bassissima percentuale, pochissime regioni in Italia hanno di fatto adottato questi piani paesaggistici, allora sarebbe di buon senso mettere in una normativa come questa di riordino un riferimento a quello che appunto il piano paesaggistico dovrebbe contenere, e sicuramente chi lo ha adottato ce li ha, che sono appunto quelle delle caratteristiche rurali dei beni che andiamo a ricostruire. Grazie. Grazie. Onorevole Franco Bordo, prego. Grazie per dichiarare il voto favorevole di Sinistra Italiana. Grazie. A titolo personale, deputata Pellegrino, prego. Grazie Presidente. Prima di tutto per sottoscrivere questo emendamento, poiché io ne avevo uno assolutamente identico e quando siamo stati costretti a doverli segnalare ho dovuto non segnalarlo. Per cui lo sottoscrivo e ribadisco questo concetto. Noi sulle superfici rurali possiamo garantire solo la superficie come occupazione di suolo e non le volumetrie. Che cosa prevede questo articolo? Che noi possiamo cambiare la destinazione d'uso e quindi fare da una piccola masseria, diciamo, o cascina, o possiamo chiamare come vogliamo, ce n'è tantissime su tutto il territorio italiano, lo possiamo trasformare in ospedale. È evidente che per trasformarlo in ospedale la volumetria dovrà cambiare radicalmente, anche probabilmente la sua tipologia. Allora noi chiediamo di salvaguardare quantomeno gli involucri di queste. Di